Beh, Di Battista ha fatto una mossa furba, non candidandosi perché può intanto occupare il ruolo che occupava Grillo, che ha deciso di defilarsi in questa fase e comunque si tiene libero per il prossimo mandato. Ma il punto non è quello che fa Di Battista, il punto è che è domandarsi, ma finita questa stagione, chi resta? Quello che resta sarà Davide Casaleggio. E sarà lui non a comandare in senso classico del termine, ma lui è quello che detiene tutto del movimento, detiene le loro dinamiche democratiche interne, detiene le anagrafiche, detiene il potere tecnico di contattare quando vuole, anche per conto terzi, per conto del capo, in questo momento, tutti gli iscritti. Aio vuole mandare una mail a tutti gli iscritti, Davide non vuole, la mail non parte. Questo è il vero potere, Davide Casaleggio. È lui Voi che di resta. questo, naturalmente, cioè, Sì. vi assumete la responsabilità di quello che dite, no? Cioè, avete le prove di quello che siete stati dentro e quindi immagino che in qualche modo lo Beh, è avete evidente. osservato. È evidente, l'abbiamo osservato, l'ho osservato personalmente. Io ho lavorato per 3 anni e mezzo alla scrivania a fianco di Davide Casaleggio e all'ufficio a fianco quello di Gianroberto Casaleggio. Il presidente di Rousseau è ancora Davide Casaleggio. Rousseau è l'associazione che gestisce la piattaforma tec anche tecnicamente, quindi questo è. Un'ultima cosa volevo chiedere a Nicola. Questo libro abbiamo detto esce dopodomani. Il Voi siete 10. stati dentro, siete usciti, naturalmente avete ancora contatti, insomma avete ripreso una vita. Perché è proprio un'operazione di marketing quella che si evince, no? Leggendo, almeno io per quello che ho iniziato a leggere questo. Voi battete sempre sullo stesso punto, tra l'altro mettendo molto a confronto, cioè a un certo punto voi scrivete come se Mediaset Premium Berlusconi desse un abbonamento ai suoi parlamentari, una cosa del genere, no? Fate un parallelo continuo, proprio adesso e proprio in questo momento, insomma, che la situazione politica poi è quella che è, lo vediamo, insomma, abbiamo assistito, lo vediamo ancora oggi, Di Maio assolutamente è in una situazione per la quale continua a dire che non vuole assolutamente stringere un patto con una coalizione che ha dentro Berlusconi. E poi voi ne parlate quasi nella stessa maniera. Allora, come diceva Marco, due partiti nascono in due, diciamo, aziende di comunicazione, e già questo è un primo punto, per esempio. Io ti faccio una battuta, e la battuta è questa: negli ultimi 10 anni noi abbiamo grattato la leadership di Berlusconi ed è venuto fuori la leadership di Matteo Renzi. Abbiamo grattato quella di Matteo Renzi ed è venuta fuori quella di Luigi Di Maio. Io non credo che molti di noi si aspettavano questo, non volevano un partito autoritario, centralistico, le cui decisioni sono prese in segrete Vi chiedo stanze. una cosa Questo non ci veloce a tutte e due, interessava. perché non siete rimasti a combattere da dentro però? Io non sono. Scusate, No, perché no, si certo. chiede solitamente a tutti gli esponenti Mi che sembra sono giusto. Io dentro non un sono mai stato partito. un esponente del movimento, ero semplicemente un tecnico prestato al movimento su richiesta di Gianroberto. Per cui io non ho mai avuto, diciamo, la tessera del Movimento 5 Stelle ed era giusto che io non l'abbia presa, come un paio di volte mi ha chiesto Gianroberto, perché il mio ruolo era politico e molto delicato. Diciamo che avrei potuto fare carriera con la tessera del Movimento in tasca, visto che avevo quel ruolo e non mi interessava. Io ho fatto il mio servizio. Per Marco ovviamente il Marco? discorso è diverso. Io, quando Gianroberto è venuto a mancare, mi sono reso conto che il partito sarebbe stato ceduto con una successione ereditaria aziendale a suo figlio e io con una persona del genere, non voglio avere nulla a che fare, sarebbe stato impossibile fare alcunché con una persona di quel tipo a capo del movimento. Mi fermo qua, Sì, però forse. Sì, è chiaro, diciamo che è chiaro il concetto. voglio aggiungere una cosa rispetto al concetto dell'azienda, che adesso non è più Sì. Casaleggio Associati che si occupa del movimento, è l'associazione Rousseau. L'associazione Rousseau, che è un'associazione privata,
da statuto del Movimento 5 Stelle raccoglie una serie di fondi che gli vengono dai parlamentari. Facciamoci questa domanda: questi fondi verranno utilizzati per sviluppare la piattaforma, quindi per creare valore, per sviluppare know-how, competenze? A chi rimangono? Di chi sono? Qual è la proprietà? Che cosa ne faranno quando il movimento non ci sarà più? È semplice la risposta, eh? Sì, ci arriviamo diciamo così da soli. Allora, grazie a Nicola Biondo e Marco Canestrari, Grazie ve lo dico appunto, dopodomani in edicola Supernova, i segreti, le bugie, i tradimenti del Movimento 5 Stelle, storia vera di una nuova casta che si pretendeva anticasta. E immagino insomma che avrete molto da fare nel presentare questo libro. Grazie, Speriamo, grazie a grazie. voi. Chiedo Buona scusa a Andrea giornata. Pancani per il Grazie. ritardo, ma naturalmente è stata una giornata piena, come piena sarà la sua puntata. Domani, arrivederci.